Salve ragazzi, benvenuti o bentornati su Solo Horror. Avevo in programma da moltissimo tempo questo video e sono davvero contento di poterlo condividere con voi. Una delle rubriche più apprezzate di questo canale è stata quella del lato oscuro di YouTube e devo dire che ogni singolo caso trattato è stato molto interessante. Oggi però, sulla scia di quei video, vediamo il vero lato oscuro di YouTube. I meandri più macabri e raccapriccianti che la piattaforma ha da offrirci. Prima di continuare, però, vi avviso che alcuni temi potrebbero risultare decisamente scioccanti per qualcuno. Perciò, se siete persone facilmente impressionabili, chiudete subito questo video. Detto questo, ragazzi, iniziamo dal principio. YouTube è un luogo virtuale nel quale ognuno di noi si rifugia per trovare intrattenimento, informazione e talvolta conforto. Tutto sommato è una piattaforma molto sicura e attenta all'incolumità di chi la utilizza. Purtroppo, però, a volte gli utenti che scelgono di usarla non sono altrettanto clementi e decidono di caricare contenuti con il solo scopo di terrorizzare, fare del male o ancora peggio adescare persone innocenti. YouTube solitamente riesce ad intervenire in tempi tutto sommato ragionevoli, ma a volte qualcosa scappa all'occhio attento dell'algoritmo. Perciò alcuni video potenzialmente dannosi si trovano ancora oggi online e aspettano solo di essere visti. Ovviamente però vi consiglio di non lasciar vincere la curiosità e quindi di evitare di andare a vedere alcuni dei video o canali che vi esporrò oggi. Addirittura alcuni di questi vengono considerati la parte più bassa di YouTube. Una sorta di dark web della piattaforma, se così vogliamo dire. Per partire per questo macabro viaggio, prenderemo in considerazione il cosiddetto Creepy Weird YouTube Iceberg, che in italiano si traduce come l'iceberg inquietante e strano di YouTube. Questa sorta di guida è stata pubblicata su Reddit ormai 9 mesi fa, da un utente di nome Beanburger9. Da quel momento ha fatto molto parlare di sé negli Stati Uniti. Ma qui in Italia credo che ancora nessuno ne abbia parlato. In sostanza, questo iceberg mostra i contenuti in generale inquietanti presenti su YouTube. In alto sono presenti quelli sì inquietanti, ma innocui, senza alcun tipo di pericolo legato ad essi. Ma più si scende, e più questi contenuti diventano disturbanti, scioccanti e talvolta anche pericolosi. Partendo dall'alto, troviamo la parte strana di YouTube, che comprende contenuti che probabilmente conoscete tutti, come Salad Fingers o gli episodi perduti delle creepypasta. Contenuti davvero innocui, fatti esclusivamente per intrattenere. E a proposito di intrattenimento, ho proprio intenzione di farci una bella maratona di Salad Fingers su Twitch, quindi fatemi sapere se l'idea vi piace. Ma tornando a noi, in questo strato dell'iceberg esiste una playlist facilmente accessibile chiamata proprio Weird Side of YouTube, nella quale sono presenti oltre 200 video, che sì, possono risultare inquietanti, ma in definitiva sono solo strani. Un esempio di ciò che troviamo all'interno è il famosissimo video intitolato Yelling Creature, che negli anni ha saputo divertire ma anche spaventare gli utenti. Insomma, vi consiglio di fare un giro in questa playlist e vedere con i vostri occhi. Potreste trovare qualcosa di molto divertente, ma anche qualcosa di piuttosto disturbante. In questo strato, comunque, sono presenti anche vari altri video simili a questi. E ora che avete capito di che tipo di contenuto si tratta, direi che è il momento di continuare nello strato sottostante. Qui troviamo altri tipi di video, che non solo possono risultare strani, ma che sicuramente a qualcuno fanno venire i brividi. Parliamo di I Feel Fantastic, Blank Room Soup e High Walter. Tutti questi video hanno sconvolto la community globale di YouTube. Sono tutti stati al centro di affascinanti, misteriose e disturbanti teorie. Per esempio, sono sicuro che avete già visto Blank Room Soup. Questo video ha fatto sorgere alcune delle teorie più disturbanti a cui qualcuno possa pensare. Si vociferava che l'uomo era stato obbligato a mangiare i resti della sua famiglia, fatta fuori da quegli strani individui in costume,
In sostanza, però, dopo molti anni in cui la gente continuava a non trovare risposta a questo mistero, è venuto fuori che molto probabilmente si trattava semplicemente di una trovata pubblicitaria per la piccola band chiamata Stolen Babies. Raymond S. Percy, il regista e sceneggiatore che creò questi costumi, sarebbe la mente dietro questo strano video, ma di certo non si aspettava di creare un mistero di YouTube che sarebbe andato avanti per tutti questi anni. C'è ancora molta gente però che è convinta del fatto che lui non c'entri nulla e che qualcosa di molto più sinistro si nasconda dietro le riprese. Ma andando avanti, proprio come in questo caso, tutti gli altri video di questo strato dell'iceberg, pur essendo indubbiamente disturbanti, in realtà sono inoffensivi. Trovo tuttavia molto interessante il caso di High Walter, un video che non esiste più nella sua forma originale. È stato però ricaricato su YouTube, quindi è ancora visibile. Ma in sostanza, in questo video del 2009, un ragazzo di nome Patrick parla alla videocamera come se le riprese fossero indirizzate ad un suo amico di nome Walter. Gli racconta di aver conosciuto una ragazza e di essersi subito trovato bene con lei. Poi però la mostra alla videocamera nella maniera più macabra e raccapricciante possibile. Il video è però passato inosservato fino al 2016, quando qualcuno l'ha visto e ha pensato che potesse essere collegato alla sparizione di Kyla Berg, una ragazza di cui si persero le tracce solo 2 mesi prima della pubblicazione di questo video. Da quel momento, internet è letteralmente impazzito, cercando di dare la caccia a questo Patrick, perché ormai erano tutti convinti che la ragazza mostrata nel video fosse Kyla e che fosse stato proprio lui a rapirla. Questo caso scatenò un vero putiferio su internet, tanto che intervenne direttamente l'FBI, che indagò approfonditamente sul caso. Ovviamente però, venne fuori che anche questa volta si trattava di un semplice progetto di un regista, e sia la ragazza che il presunto Patrick erano attori. Entrambi erano vivi e stavano più che bene. Come detto prima quindi, video disturbanti ma totalmente innocui. Addentrandoci più in profondità però, le cose iniziano lentamente a cambiare. Ci troviamo adesso nel primo strato sott'acqua, e questi sono i video inseriti dal nostro caro utente di Reddit. Troviamo video come Pizza Time Pizza, che inizia come una sorta di parodia di una pubblicità sulle pizze, ma molto presto si trasforma in qualcosa di molto più oscuro. I messaggi che vengono mostrati recitano alcune frasi disturbanti come: viviamo in un mondo violento e pericoloso, essere soli aumenta le possibilità di morte, unisciti alla famiglia di Pizza Time Pizza, ti proteggeremo, non fidarti del mondo là fuori. O ancora: la tua famiglia e i tuoi amici sono una distrazione, ti mentiranno, la famiglia di Pizza Time Pizza è la tua vera famiglia, unisciti a noi. Questo video si trasforma rapidamente in qualcosa di assurdo, mostrando qualcuno che mangia una pizza e lentamente inizia a soffrire, mentre un personaggio nello schermo gli dice che è una persona inutile e lo incita ad unirsi alla famiglia di Pizza Time Pizza. E oltre al primo ne sono stati fatti molti altri su questa serie, e più si va avanti a guardarli più diventano strani, focalizzandosi su argomenti e scene sempre più macabri. Questa volta però è chiaro che si tratti di una produzione artistica molto elaborata, creata al solo scopo di intrattenere. Anche qui quindi, niente di realmente pericoloso. Prima di proseguire nello strato sottostante, devo fare una veloce menzione onorevole a Sitting and Smiling. Questa è un'intera serie composta da 300 video e live stream postata nel canale di Benjamin Bennett. Il primo video risale al 28 luglio del 2014 e, come potete immaginare dal nome, Ben semplicemente sta seduto e sorride alla videocamera e lo fa sempre per almeno 4 ore. Non si muove, non parla, rimane fermo e immobile in maniera quasi disumana e sicuramente disturbante. In alcune delle sue live stream si può anche notare che, preso da un bisogno fisiologico, invece di alzarsi e andare in bagno, decide di farsela nei pantaloni. In un altro ancora, sembra che un ladro o comunque un malintenzionato provi ad entrare in casa, ma trovandosi davanti a quella scena, decide di andarsene. Ad alcuni sembrerà sicuramente divertente, ma milioni di persone su internet hanno invece pensato che tutto ciò fosse estremamente strano e inquietante.
La sua serie continua ancora oggi, ma viene alternata da video normali in cui parla e fa passeggiate. Perciò, ancora una volta, ci troviamo in un luogo abbastanza sicuro di YouTube, solo decisamente strano. Andando avanti nel quarto strato dell'iceberg, troviamo un video pubblicato nel 2006, che ancora oggi è considerato da molti il più spaventoso di YouTube. Si tratta di un video il cui titolo è traducibile con "Non c'è niente". Sono sicuro che molti di voi l'avranno già visto. E senza dubbio il filmato riesce a regalarci un senso di inquietudine marcato. Nonostante questo, anche in questo caso si tratta di qualcosa di piuttosto innocuo, dato che il corto è stato realizzato semplicemente a sostegno della tesi secondo cui, dopo la vita, non ci sia niente. E infatti il video potrebbe essere guardato in loop, senza capire quale sia l'inizio e quale la fine. Ma oltre a questo, niente di disturbante. E come questo video, tutti gli altri del quarto strato si può dire che somiglino molto a quelli che abbiamo visto nel terzo. Infatti, hanno tutti un alone di mistero che li circonda, ma alla fine è stato quasi sempre provato che si trattasse di progetti artistici o di altro tipo. Scendendo ancora più in profondità, nel quinto strato, troviamo cose davvero disturbanti, che posso mostrarvi solo per qualche secondo. Quello che avete visto era un pezzo di video tratto dal canale Meat Sleep. Come sicuramente avrete capito, più si va a fondo e più ci si imbatte in video e canali meno conosciuti, più difficili da trovare e sempre più oscuri. In questo caso, e in molti altri casi del quinto strato, siamo di fronte ad un ARG, acronimo di Alternate Reality Game, una sorta di gioco che collega internet al mondo reale. In questo caso, il gioco si sviluppa su YouTube e presenta agli spettatori una storia misteriosa con indizi che puntano al mondo reale. Sebbene alcuni ARG possano risultare assolutamente terrificanti, si tratta ancora una volta di finzione. Ma scendiamo ancora, fino ad arrivare al sesto strato, in cui troviamo video come Poco Poco Shopping, che non riesco nemmeno a descrivere a parole, quindi guardate. Da un'innocente ma inquietante scenetta di bambole, si passa ad una vera e propria carneficina così, senza alcun senso. In questo strato troviamo anche un video che ancora oggi rimane un mistero. Si chiama Grave Robbing for Morons e ritrae un giovane che spiega al pubblico come profanare una tomba. Nelle riprese tiene in mano un vero teschio umano. Nonostante ormai le milioni di persone che hanno visto questo video o la sua versione originale in VHS, il protagonista non è mai stato identificato, e ad oggi ancora non si sa se fosse tutto reale oppure no. Ma adesso scendiamo ancora, nel settimo strato, di cui in realtà non ho trovato tantissime informazioni. Vengono riportati solo 3 video, e tutti e 3 sono davvero molto strani, ma sicuramente spiegabili. Smile Guide, per esempio, è una web series sperimentale polacca, che volutamente ci mostra immagini e clip disturbanti, ma nulla di più, almeno credo. PHR2771, invece, ha tutta l'aria di essere un ARG, ma sul web non si riescono a trovare informazioni attendibili a riguardo. Per questo ritengo che per ora sia un gran bel mistero di cui nessuno parla. Purtroppo non posso mostrarvelo, ma se siete curiosi, sapete cosa cercare. Vi dico solo che si tratta di un'assurda sequenza di immagini e parole estremamente disturbanti, quindi sconsiglio davvero la visione a chi riconosce di essere facilmente impressionabile. Ma adesso ragazzi, lasciamoci alle spalle tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora, perché stiamo per immergerci nell'ultimo strato dell'iceberg. Ci troviamo completamente addentrati nella parte più oscura, schifosa e raccapricciante di YouTube. Continuate la visione solo se ne siete totalmente sicuri. Gli elementi che fanno parte di questa sezione sono di svariati tipi. Partiamo dal mondo films o showcumentaries. Si tratta di una piccola playlist di video che sono evidentemente sfuggiti alla revisione di YouTube, perché in alcuni di questi vengono mostrate riprese reali di esecuzioni e addirittura altro
che non posso nemmeno dire. Andare a dare un'occhiata è stato difficile anche per me, quindi vi sconsiglio sul serio di cercarli. La cosa davvero incredibile è che è davvero possibile trovare ciò che c'è scritto nella parte più bassa di questa sezione. E sinceramente ne sono rimasto abbastanza scioccato. Ma andiamo avanti. Passiamo a qualcosa di meno violento, ma altrettanto macabro. Il Monkey Hate. Questo è un fenomeno che non interessa un video o una playlist, ma un'intera community. Come suggerisce il nome, si tratta di persone che semplicemente odiano le scimmie. E sembra assurdo, ma ce ne sono troppe su YouTube. È possibile trovare facilmente tanti video in cui alcune scimmie vengono ferite o altro. E i commenti sotto questi video sono semplicemente aberranti. Mai avrei pensato che una cosa tanto malata fosse così tanto diffusa, soprattutto su YouTube, che in teoria è un luogo sicurissimo. Ma adesso proseguiamo con l'ultima cosa di cui vorrei parlarvi. Come vedete, in questa sezione è presente anche Mister Anime, il ragazzo di cui abbiamo parlato nel secondo episodio del lato oscuro di YouTube. Hello everyone. Dig deep with me today into the recessions and crevices of the dark human mind, and let us see if we can separate fantasy from reality. Trovarlo nel punto più basso dell'iceberg un po' mi ha sorpreso, perché mi ha fatto capire di non essermi reso conto la scorsa volta di quanto in realtà fosse angosciante il suo canale YouTube. Non voglio ripetermi, quindi ora vi racconterò solo le cose essenziali. Trey Sesler, conosciuto come Mister Anime, è stato uno dei primi YouTuber della storia. La sua fama, però, non deriva dal successo nella piattaforma, ma dal fatto che nel 2012, ispirandosi a Eric Harris e Dylan Klebold, decise di togliere la vita ai suoi genitori e a suo fratello. Il suo canale oggi non esiste più, ma si trovano ancora tutti i suoi video che sono stati ricaricati da altri utenti. Trey si trova così in basso nell'iceberg perché i suoi video sono praticamente lo specchio della sua mente. Dal 2006 al 2012 ha effettivamente documentato il suo lento e angosciante percorso verso la follia. E vederlo cambiare così tanto nel corso dei suoi video è semplicemente sconvolgente. E con questo, ragazzi, concludiamo il nostro viaggio nei meandri più oscuri di YouTube. Ovviamente non ho potuto spiegare in modo dettagliato tutti i video presenti nell'iceberg. Ci sono davvero tante altre vicende interessanti che potremmo trattare. Quindi, se siete curiosi di conoscere in modo approfondito qualcuna di queste, ricordate di farmelo sapere con un commento. Adesso, comunque, io vi ringrazio infinitamente per la visione. Spero che tutto ciò che abbiamo visto oggi vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. E, come al solito, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.